Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Non mi ero neanche accorto che era partito il live stream, giusto per farvi capire la mia situazione. C'è un caldo incredibile e mi sono vestito di verde solo per voi, perché so già che oggi mi farete l'analisi tecnica dell'outfit e tra poco scommetto che entrerà il diretto interessato, quindi magari aspetto a parlare di questo discorso. E per forza di cose oggi un po' di verde ci deve essere, insomma. Come vedete abbiamo qualche accenno di vitalità da parte di Bitcoin, che finalmente sembra, come dire, presentare appunto un po' di volatilità, un po' di movimento, che oggi appunto analizzeremo. Ci concentreremo soprattutto su quello. Vedo che state arrivando tutti quanti, bravi, accorrete, accorrete, che ci vediamo il pump in diretta. Magari è la volta buona, insomma, è da una vita che diciamo, dai, vogliamo un movimento in diretta, volatilità in diretta, che poi mi tocca andare anche ad aprire posizioni, ma secondo me anche oggi, insomma, è già da un po' di ore che è lì che si muove nell'intorno di questa resistenza che ha, come dire, graffiato la rotta in verità, però poi ha subito riassorbito sotto. Questa resistenza sono i 9.350 benedetti, che nonostante questo colpo di reni è sempre lì, facciamo fatica a fare un higher high, e quello sarebbe un po' il primo segno di ripartenza. Quindi quello che facciamo oggi, come facciamo sempre, è analizzare i vari scenari. Andiamo a vedere che cosa serve per poter dire che finalmente Bitcoin ha rimostrato i muscoli e si sta rifacendo valere, che cosa invece dovremmo vedere per il bear scenario, quindi per dire che anche se ha fatto questo colpo di reni, ahimè, l'offerta è sempre preponderante e lo short domina, e che cosa dire, insomma, se cioè che cosa può farci dire che non è cambiata una mazza. E che dire, basta, questo è un po' il tema di Bitcoin che è lì lì. Poi guardiamo come al solito le altcoins, vi riepilogo le mie posizioni, ne ho chiusa una parte di una, quella su Cava, se mi seguite su Telegram lo saprete, perché le altcoins sono in una situazione di bolla catastrofica. Per questo motivo andiamo anche a vedere magari alcune formazioni particolari che si stanno palesando proprio su alcune altcoins, per capire un po' quando le antenne, perché un'altra cosa importantissima di cui magari parliamo meno, vuoi perché la si tende a dare più per scontata, vuoi perché magari è meno frequente vedere delle condizioni in cui parlarne, è proprio quando fare take profit e come fare take profit. Quindi come riconoscere una situazione iperestesa, come riconoscere un segnale di possibile inversione di tendenza e come capire quando per l'appunto la coin è veramente estesissima. Eccolo, è arrivato Stop Lost, il nostro analista di outfit. In realtà quello che ho detto all'inizio, non so se già c'eri, era è che ho messo una maglia a maniche lunghe, pensa te, sono arrivato a casa dall'ufficio, mi sono cambiato per mettermi questa maglia a maniche lunghe solo perché è verde. In realtà non sembra tanto verde, però guardate, fidatevi, insomma, la illumino per farvi vedere che è verde. Insomma, oggi volevo vestirmi di verde, non si sa mai che porti un po' fortuna, con Bitcoin che dà qualche segno di vita gli diamo un po' la spinta finale. Che dire, ragazzi, mi raccomando, vi voglio presenti, vi voglio sul pezzo, vi voglio che commentate, domandate, fate domande, siete presentissimi a questo live. Per quale motivo? Primo motivo, che si guadagnano shitcoin; secondo motivo, che insomma, interagite, fate domande e dite la vostra, che è sempre molto molto bello. Mi ha fatto piacere che abbiate apprezzato il video su Ampleforth, che non è uno scioglilingua ma è una stablecoin molto particolare. Soprattutto scommetto che avete apprezzato il finale di quel video lì. Parlando di novità, tra l'altro, in questi giorni, spero entro fine settimana, dovrei terminare la bozza del primo set su TokenSets. Vi ricordate il discorso del social trading? Quindi lancerò la prima strategia che potrete seguire in maniera automatica tramite appunto questo set, che è una sorta di fondo, chiamiamolo così per semplificare il concetto, ma in realtà non è un fondo, è semplicemente un token che mima i trade che faccio io. Quindi sostanzialmente voi potrete partecipare a questa strategia che pubblicherò più avanti. Vi spiegherò meglio quando lo lancerò definitivamente, ma dovrebbe davvero essere questione di giorni. Altre novità, eccola: giovedì, quindi dopodomani, andrò a fare visita ai ragazzi di Conio nella loro sede, quindi potremo fargli insieme qualche domanda. Se avete qualche cosa che gli
gli vorreste chiedere, adesso aprirò di nuovo un canale dedicato su Discord, così potete pormi le domande che vi attanagliano, che vorreste fare ai ragazzi di Cogno, e io gliele farò per voi. E nel frattempo visitiamo la loro sede in questo nuovo format di video, chiamiamolo così. Mi piacerebbe portare un po' d'aria fresca, non sempre i soliti miei monologhi dove vado avanti a spiegare, analizzare grafici che so che li apprezzate, e come dire, il tema di questo canale è questo, però per portare un po' d'aria fresca e di diversità, ecco, nell'impostazione dei video. Bene, iniziamo subito leggendo le vostre domande, che così vediamo se avete qualche dubbio, qualche perplessità, dopodiché analizziamo i grafici e infine di nuovo parola a voi per fare altre domande, tanto per cambiare. Ragazzi, vi giuro che sto sudando ai massimi, sto soffrendo tantissimo, ma soffrirò pur di essere vestito di verde, perché oggi voglio che sia una giornata verde, quindi spingiamo tutti insieme. Eccoci, presente, ciao, caldo, buonasera, primo, no, non sei primo, mi spiace, c'è qualcuno puntuale, che ha questa brutta abitudine di arrivare puntuale, non sono io. Eccoli da Telegram, grandissimo, che se segue le notifiche, spero che oggi siano arrivate anche su Twitch le notifiche. Ciao, buonasera, uè, ciao, ho cambiato la sedia, sì, hai visto, ho fatto un primo upgrade, l'altra sedia l'ho messa, dov'è? Là, vedete, in castigo, e finalmente ho cambiato, ecco, questa è leggermente più comoda, insomma, visto che ci passo parecchio tempo e l'altra soprattutto cigolava, non so se ci facevate caso, ma ogni volta che mi muovevo di un centimetro si sentiva gni, 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 ed era veramente fastidiosa. Eccomi sempre presente, ennesima live al top, grandissimo, mi fa un sacco piacere. Ciao, ho seguito con molto interesse la live di ieri, mi fa piacere perché ultimamente insieme agli amici di Crypto Rivista loro stanno organizzando questi podcast dove intervistano delle persone rilevanti del mondo cripto. Si parla di alcuni parlamentari che lavorano in quel settore lì, un po' di podcast fa. Ieri c'era Andrea Medri, che è il CEO di The Rock Trading, l'ultima volta c'era Francesco Redaelli, uno dei due fondatori e organizzatori della Crypto Conference, quindi stiamo parlando veramente del top italiano per quanto riguarda gli addetti ai lavori nel mondo delle cripto, e quindi mi fa piacere che vi piacciano questi podcast, queste chiacchierate. Ho intenzione di collaborare molto di più con gli amici di Crypto Rivista, perché tra noi c'è una sinergia spettacolare, insomma ci piacciamo a vicenda e siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda. Loro organizzano un sacco di cose interessanti che magari io non ho ancora tempo di fare, quindi io mi intrufolo nei loro podcast facendo un po' da co-conduttore e per divulgare anche a voi questi contenuti molto interessanti. Vista la voce autorevole dell'ospite di ieri sera, che ha sostanzialmente detto che Libra sarà operativa a brevissimo, già è vero, non so se qualcuno di voi se l'è perso questo live, ma effettivamente si è parlato di Libra e si è parlato del fatto che tra non molto, ho sentito ottobre, dovrebbe essere operativo, cioè risalterà fuori quantomeno. Vorrei un tuo commento a caldo, dato che ho intravisto un po' di stupore in te ieri. Sì, non me l'aspettavo, io non lo sapevo, a dir la verità, anche perché Libra avevo smesso un po' di seguirla, visto che un po', cioè, non è tanto di mio interesse, in quanto comunque è un binario parallelo, diciamo, al mondo cripto, e B, c'era molto, come dire, fumo, non si sa bene quando, se, come, e quindi ho detto, vabbè, insomma, quando salterà fuori lo scoprirò, immagino, perché si parlerà solo di quello. Pensi possa portare benefici per il mondo cripto, oppure puntando ad un utilizzo vero e proprio cannibalizzerà gran parte delle altcoin, vista la storia dei giganti del web che hanno in pratica monopolizzato i vari mercati di riferimento? Eccellente la tua domanda, e ti rispondo subito. Allora, io guarda, Libra, quando la prima volta che è uscito fuori, che è stato un fulmine a ciel sereno per tutti, nessuno se l'aspettava, infatti anche ieri abbiamo detto, anche con Andrea, che quando è saltato fuori la notizia che Facebook voleva erogare servizi finanziari, lanciare la sua coin e quant'altro,
I regolatori, insomma, le istituzioni finanziarie, in primis quella italiana che era insomma molto fuori da questo mondo, si sono destate tutto d'un tratto dicendo: oh, caspita, adesso dobbiamo prendere qualche provvedimento, dobbiamo dire la nostra, dobbiamo regolamentare, limitare, che facciamo, insomma. E alla fine quello che è accaduto è che non si sono saputi ben pronunciare, ma hanno fatto qualche passo avanti, hanno messo un po' il turbo, in quanto in termini di ricerca e comprensione, diciamo così, del mondo delle valute virtuali, valute digitali e criptovalute. Attenzione, perché Libra non è una criptovaluta nel senso stretto del termine, perché non è trasparente, non è decentralizzata, quindi parliamo più di una sorta di DLT, quindi una blockchain privata a tutti gli effetti, con una governance centralizzata per ovvi motivi. I nodi saranno in possesso di alcune istituzioni della categoria fintech e tech che già conosciamo molto bene, e sarà una stablecoin, per chi non lo sapesse, che sarà scambiabile e trasmissibile tramite le applicazioni, le piattaforme del gruppo Facebook, quindi Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera. Quello che io penso che sarà l'impatto di Libra sulle cripto, penso che sia un po' quello che c'è stato anche quando è saltata fuori per la prima volta, ovvero positivo. Per quale motivo? Ma perché semplicemente, primo, attira l'attenzione su questo mondo, dandogli anche un tono in più di legittimità, che male non fa. L'abbiamo già sdoganato, ormai non è più, cioè l'equivalenza criptovalute, mercato nero, criptovalute, crimine, sta un po' morendo, fortunatamente l'abbiamo superata. Questo gli dà ulteriore legittimità, insomma, anche Facebook utilizza le criptovalute, quindi le criptovalute serviranno pure a qualcosa. Questo è un po' il messaggio che passa. Inoltre, l'altra cosa positiva è che gli enti regolatori si fanno avanti e iniziano a sbatterci un po' la testa e a comprendere magari di cosa stanno parlando, senza sempre dire: ma sono tipo le valute virtuali, tipo le valute estere, tipo qua, tipo là. No, stiamo parlando di una cosa completamente diversa, e vuoi che sia la volta buona che lo capiscano. E inoltre, un'altra cosa, che io ho fatto una domanda ieri ad Andrea, gli ho detto: ma secondo te come comunicheranno? Che è un po' quello che mi stai chiedendo tu adesso, Mirko. Come comunicheranno il mondo delle criptovalute con Libra e con l'eventuale Google Coin, Amazon Coin, chiamiamola come vogliamo? E la sua risposta, che era un po' quello che mi aspettavo anch'io, è stata: ma secondo me ci sarà un'unione di questi due mondi, nel senso che sarà assolutamente possibile vedere sugli exchange le coppie Libra Bitcoin, Libra Ethereum. E questo, insomma, a me piace come idea, perché se la Libra, la coin di Facebook, riesce anche ad uscire dall'ecosistema Facebook, non può che portare, secondo me, un po' per luce riflessa e un po' anche per utilizzo in maniera proprio organica del pubblico sulle criptovalute, quindi male non può fare. E poi, come sempre, sta alla testa degli utilizzatori, dei consumatori, perché se una persona scopre Libra, ok, capisce il potenziale che hanno le valute virtuali, la chiamiamo così Libra, le valute digitali, poi magari con un po' di ricerca, vuoi per affinità, vuoi perché uno ci smanetta un po', scopre anche l'esistenza di Bitcoin e viene affascinato da quello che ha Bitcoin e non ha Libra, quindi tutta quella parte libertariana, per l'appunto, che contraddistingue le vere criptovalute. Io in definitiva ti dico questo, ti dico: Libra non cannibalizzerà affatto Bitcoin e le altcoins, magari qualche stablecoin perderà senso, tipo USDC, USDT, ma di certo non è un male, perché quelle stablecoin non sono altro che una Libra venuta male, se ci pensiamo, perché non sono magari governate da Facebook, ma sono governate comunque da enti centralizzati che possono, a parte che alcune non hanno la caratteristica di trasparenza tipo Tether, altre tipo USDC ti possono tranquillamente oscurare, blacklistare quando vogliono, e di conseguenza non c'è tutta sta differenza rispetto a Libra. Quindi ti dico la verità, non mi dispiacerebbe vedere che il panorama delle stablecoin, che è un casino epico al momento, venisse in buona parte divorato da Libra. Questo potrebbe accadere, però porterebbe, io dico, nuova liquidità al mondo cripto, e quindi un impatto molto molto positivo. Ho usato il tuo referral su BlockFi, ma ancora nulla sul bonus, novità, ma dici il mese fa, dovrebbe arrivare in agosto in tal caso. Se dici il bonus, quello che c'era con l'halving, mi pare che arrivi i primi giorni lavorativi di agosto, quindi keep holding.
Ciao Luca, seconda live di seguito. Fantastico, fantastico. Alla terza, ricordami che ti devo dare qualche shitcoin. Olè, notifica pervenuta oggi. Pazzesco, incredibile. Twitch si è rimesso dalla mia parte. Grazie per il video di Ampleforth. Oggi due ambulanze. Sì, per adesso niente, però vediamo. Mi fa piacere che tu abbia apprezzato il video su Ampleforth, che insomma questa stable coin, per ora non tanto stable, così poco compresa, tanto complicata, sulla quale io mi sono dimenticato ieri di dirlo, non ci ho messo un 1. Non è che non volevo shillarla per qualche motivo. Io non ci ho messo un 1 perché mi conoscete, io non faccio queste scommesse tra virgolette ad altissimo rendimento, altissimo rischio, aspetto di vederlo a maturazione, poi avrà la sua utilità. Insomma, adesso è altamente speculativo Ampleforth, proprio perché si trova in una fase embrionale. Poi c'è il discorso del geyser, che ieri magari non ho approfondito a sufficienza, che è l'incentivo al mettere a disposizione i propri ample nei pool di liquidità di Uniswap, e si viene ricompensati per l'appunto con degli airdrop sempre di queste coin, e questo incentiva tantissimo la domanda, la aumenta per ovvi motivi, insomma c'è un po' la corsa all'ample, e infatti non a caso il suo prezzo rimane stabilmente ormai da una decina di giorni, mi pare, molto sopra al dollaro, e la supply continua ad aumentare. Il fatto è che non bisogna farsi trarre in inganno pensando che questo vada avanti all'infinito a crescere, crescere, crescere. Bisogna tenere in conto che se la si acquista ad un prezzo alto e con una supply alta, c'è il rischio che poi arriva a massa critica e inizia un procedimento di inversione, perché non è che il mercato la risparmia per qualche strano motivo. Insomma, tutto ciò che si inizia a gonfiare, pensate a tutti quelli che hanno accumulato in questo periodo, prima o poi vorranno fare il loro take profit, e lo faranno, non temete, perché non è che la holderanno per decenni finché il suo market cap non sarà un trilione. Quindi mi raccomando, molta molta attenzione. Attenzione, non dare mai per scontato che può solo aumentare, e così anche la supply, perché vi ricordo che la supply di Ampleforth è soggetta anche a contrazione, quindi vi spariscono le coin dal wallet qualora la domanda dovesse scendere. È bidirezionale il suo andamento, anche perché altrimenti non starebbe in piedi il suo modello, quindi attenzione. Maglia blue sky to the moon, no è verde, ho detto che è verde. Oggi pampiamo in live, ma speriamo, io mi sono vestito di verde apposta con le maniche lunghe, se mo non mi parte nemmeno il pump, basta, ci rinuncio, vuol dire che gli outfit non funzionano, non servono a niente. Ho riaperto in short in BitMEX, come mai? Con che setup? Sono curioso, dai, condividi con noi il tuo setup. Io al momento non ho aperto posizioni speculative, ho sempre la mia classica posizione, insomma, spot long più edge short, ma net long, oserei dire, come al solito. Se ti va di condividere il setup, siamo tutto orecchi, ecco. Wazirx, non la seguo quella altcoin lì, anche se ne ho sentito già parlare. Oggi con maglietta color acqua, previsione di annegamento per i tori, no, per gli orsi, sono gli orsi che annegano oggi. Ricordavo primi di luglio, non vorrei sbagliarmi, no, mi pare che sia primi di agosto, se parlate del bonus sempre di BlockFi. Salve a tutti, seconda live consecutiva, fantastico Angelo, mi fa piacere, ben ritrovato, spero che sarà la seconda di una lunga serie. Domandona, come faccio a visualizzare l'open interest? Allora, ci sono vari metodi, tra i quali il mio preferito è il sito che si chiama coinalyze.net, perché è gratuito ed è, come dire, semplice da interpretare. Devi cliccare Futures Data, adesso vi linko anche direttamente la pagina giusta, e poi vabbè, io di solito lo vado a vedere da BitMEX, perché è laddove si concentra il più alto. A proposito di open interest, qua volete già uno spoiler, perché come vedete, come vi ho già anticipato anche su Telegram, che mi dovete seguire su Telegram, e so che voi lo fate, ma se non lo fate già, fatelo. E ho detto oggi nell'analisi sul pump di Bitcoin che all'aumentare del prezzo, questo pump, c'è stato un aumento dell'open interest. Ne parliamo dopo di che cosa significa, quindi state sul pezzo e non perdetevi l'analisi del grafico, ma è molto importante, perché di solito, insomma, in questi pump molto concentrati in poche candele di pochi minuti, quello che si vede è il drop dell'open interest. Ecco che arriva subito il link alla pagina per andare a vedere il grafico stesso, eccovelo qua, così è a vostra disposizione.
Eccoci qui come sempre, ciao a tutti, grande maglietta light green, pump moderato, cacchio non ci avevo pensato che è light green, aspetta da qualche parte qua, però no, mi sa che non è qua, maledizione, no perché avevo degli occhiali da sole che sono di un verde fotonico, no non ce li ho, mi sa che sono di là, niente se no li avrei messi, cioè soltanto, solo quelli secondo me facevano partire un più 30%, erano verdi a specchio proprio da Ibiza, tamarrissimi, niente andiamo avanti, un'ora e tre minuti, qua c'è il Toto Ambulanze, ciao Luca ti seguo sul tubo oggi prima volta live, grande, una new entry nei nostri live, Davide benvenuto tra noi e spero che apprezzerai che ti troverai bene. Parliamo della brutta esperienza con MTA e ho visto che è successo un bel casino. Io in realtà ve l'ho detto, non l'ho nemmeno seguita e quello che mi limito a fare è utilizzare al momento MStable per fornire liquidità al sistema ed eventualmente poi farmeli airdroppare in futuro. Tuttavia, cioè, secondo me era una novità, un esperimento, quella token sale lì, e c'era da aspettarsi qualche disguido, ecco, infatti la prima cosa che avevo già detto era, a parte che si era teso a sovrapprezzare tantissimo rispetto al prezzo iniziale previsto, perché se vedevate su Mesa parlavamo di prezzi sopra il dollaro addirittura contro i 15 centesimi previsti all'inizio, già per quello io non avrei partecipato, a parte che le token sale a me non piacciono tanto di concetto, perché è il mercato che deve fare un prezzo e non qualcuno che ti vende qualcosa, altrimenti rischi di essere già in svantaggio. Quindi il mio consiglio in generale è di lasciare sempre perdere le token sale e di concentrarsi sui prezzi di mercato di coin che hanno già un loro storico, dei loro sviluppi, un po' di storico per l'appunto, non quelle nuove che diventano più scommesse. Ho appena guardato le mail che mi hanno mandato qualche mese fa e c'è scritto i primi di agosto, esatto. Sarebbe bello vedere un video in cui racconti la tua giornata, ma vi interesserebbe davvero? Ma perché no? In realtà ora sarebbe la cosa più noiosa della terra al momento, perché praticamente mi sveglio, mi lavo, cioè faccio colazione, mi lavo, vado a lavorare, torno, mi metto al computer, guardo i grafici, vi rispondo, vi scrivo, facciamo i live, facciamo i video, vado in palestra, mangio, vado a letto. Ecco, questa è più o meno la mia giornata attuale. No, scherzi a parte, volevo fare un video e lo farò, perché ce l'ho sul mio fantastico taccuino dove mi scrivo tutto ciò che devo fare, proprio old school ai massimi, e ce l'ho tra gli appunti un video sul time management, ovvero la gestione del tempo e come ottimizzare il proprio tempo per l'appunto, che è un asset anch'esso, si può fare proprio il grafico, la mia idea era quella di fare un asset allocation del tempo, quindi dove allocare le proprie ore a disposizione, perché è l'asset più prezioso, più limitato e più scarso che esista, quindi è fondamentale utilizzarlo bene. Sei entrato in MTA AMPL fino a che prezzo reputi ideale entrare per un hold da 3 mesi minimo? Allora, la prima risposta è no, come accennavo poco fa, e AMPL, io ti dico la verità, non ho minimamente intenzione di entrare, e bisognerebbe, nel caso si voglia andare a pensare insomma come gestire una posizione su AMPL, creare un modello che secondo me tiene conto di una sorta di prodotto tra il prezzo e la supply, per graficarla in qualche modo, e qualora ci dovesse essere una flessione, quindi la condizione ideale per entrare chiaramente è prezzo basso, supply bassa, perché tendendo a crescere per ovvi motivi questo è una condizione vantaggiosa, cioè il prezzo per motivi di arbitraggio dovrebbe ritornare su, la supply se la moneta tende a crescere e l'ecosistema tende a crescere dovrebbe crescere appunto insieme ad esso. E al momento siamo veramente in una condizione diversissima, quindi siamo in una situazione in cui la DeFi è abbastanza in bolla e pertanto io personalmente non entrerei e non entro. È un tema che vorrei anche trattare magari con voi in un video a parte. Ho pubblicato recentemente su Discord e su Facebook un post dove dicevo che non allocherei mai al momento attuale una percentuale del mio portafoglio al settore DeFi. Per quale motivo? Perché a me sembra veramente la cosa più simile ad una bolla che io abbia mai visto dal 2017.
Facciamo due conti, cioè due ragionamenti, ve lo butto anche lì adesso magari, anzi se volete farmi cambiare idea ben venga, vi lancio questa sfida, change my mind vi dico, e il discorso è questo, cioè il settore DeFi ha visto una crescita pazzesca, i token del settore DeFi hanno fatto tra il per 3 e il per 10, hanno fatto numeri veramente fuori di testa, inoltre la domanda principale che mi spinge a pensare che ci sia il rischio bolla è che non si produce tanto utile da qui. Cosa vuol dire? Vuol dire che la buona parte della liquidità che gira nel mondo della DeFi è un po' fine a se stessa, nel senso si mette liquidità sui vari pool, Uniswap, Balancer, MStable anche se vogliamo, eccetera eccetera, allo scopo di generare la rendita passiva, no? Alla fine la DeFi per molti è questo, significa avere questo APY, questo yield, si chiama appunto yield farming, è stato coniato questo termine proprio perché si cerca di farmare, quindi di andare a recuperare proprio con la metafora dell'agricoltura lo yield più alto, la rendita passiva più alta, magari spostando di volta in volta la propria liquidità da un pool all'altro, seguendo laddove appunto ci sono i rendimenti maggiori. Tuttavia tutte queste liquidità rimangono un po' lì, ok? Quindi i pool principali sono stable, quindi due copie di stable coin che sono un po', come dire, non dico fine a se stesse perché un'utilità ce l'hanno, ma così tanto gonfie poi diventa veramente fine a se stesso per andare a raccattare questo rendimento, e le altre copie sono stable token DeFi, ok? Quindi fondamentalmente si tende a mettere liquidità nella DeFi al fine di andare a fare yield farming, ricevere i token delle piattaforme DeFi, magari venderli o farli circolare per reinvestire ancora dentro le piattaforme DeFi, e si va ad alimentare un ciclo che secondo me, se rimane circoscritto al settore, perché non dico che poi la DeFi è inutile o è un qualcosa di fine a se stesso, tutt'altro, però così tanto gonfia, così tanto spinta ad aumentare di prezzo questa corsa ai token DeFi, rischia davvero di diventare una bolla. Nel momento in cui la tendenza si inverte si rischia un effetto cascata pesantissimo, ed è anche un po' il motivo per cui sono uscito da Cava recentemente in parte, quasi, cioè mi è rimasta una piccola posizione, ma ho voluto tirarmene fuori per il più, e sinceramente non allocherei in termini di investimento il mio portafoglio in DeFi, proprio perché lo vedo estremamente gonfio, in bolla, overhyped come si suol dire. Lo stesso vale un po' per Ampleforth, si introduce secondo me in questo settore qui, al momento sembra una coin miracolosa, si parla solo di quello eccetera eccetera, e insomma è il classico substrato di sentiment in cui non bisogna entrare in una coin, a mio personalissimo parere, se si vuole fare un investimento. Andiamo avanti, allora, bella anche la live di ieri con Medri, tanta roba, mi fa piacere che sia piaciuta anche a te, veramente, monologhi fantastici, ormai vado avanti a parlare per ore e ore. Ciao Luca, Conio sicuramente sarebbe da chiedere un aggiornamento sulla fiscalità, sì, infatti è una delle domande che mi avevate già fatto, perché avevo già creato un canale, un topic su Discord dedicato alle domande da fare a loro, e uno degli argomenti, uno dei topic appunto più caldi era proprio quello sulla fiscalità, quindi sicuramente è una delle domande che gli farò. Ho visto ti è arrivato un pacco oggi nei post del tubo, di cosa si tratta? Di questa, era bello grosso il pacco, gigantesco, pesava 20 tonnellate. Eccomi dalla palestra, grande, io ci vado dopo invece, prima i video poi la palestra, io ti vedo celeste, una visione paradisiaca insomma. Prima live gasato come l'idrolitina, cosa studi? Chimica? Comunque mi fa piacere, benvenuto anzi anche a te. Gasati ai massimi, avviso di Twitch arrivato, benissimo. Mi continuano a chiamare, ah tu sei il capo, mi ricordo di te, non vogliono farmi seguire la tua live. Beh, metti il telefono offline, basta, via, metti blacklist a tutti, dammi la tua protezione, via, ti autorizzo a mettere il telefono offline. Notifica su Twitch arrivata, in ritardo ma eccomi qua, grandissimi. Ma Teta e Engine glielo diamo un occhio dopo, ricordati di rifarmela dopo questa domanda, dopo che andiamo a vedere le altcoins. Un'occhiatina all'oro, anche lui, oro argento, stanno veramente spingendo, e meno male perché io la mia piccola allocazione ce l'avevo da un po'. In attesa dell'analisi della tua maglia, non hai caldo? Resto qui, sì, l'abbiamo già fatta l'analisi ormai. Apprezzatissimo, in futuro valuteresti la
la possibilità di portare più video del genere? Sondaggio, tipo il live, quello di ieri, dici? In tal caso sì, ho veramente l'idea di farne di più, cioè mi piace comunque portare altre persone che possono portare altro valore, il loro punto di vista sulle cose e soprattutto la loro esperienza. Nel caso di Andrea direi che è quello, il grossissimo valore è quello. La rete Ethereum oggi vola, sono ore che aspetto che venga fatta una transazione. Scalabilità questa sconosciuta. Guarda, io ti dico solo che durante l'ultimo pump di Bitcoin, non è solo Ethereum ovviamente, volevo venderne una parte per fare un acquisto, insomma, per convertirli in euro, e nello spostarli dal ledger all'exchange ho avuto la malaugurata idea di utilizzare una fee Satoshi per byte non troppo alta, una fee media. Sai quanto ci ha messo? 10 ore, pensa te, incredibile, eh? Tempo del tipo che se doveva dumpare l'aveva già fatto. E quindi purtroppo è un classico questa lentezza dei network durante i momenti un po' più concitati. Poi Ethereum in particolare in questo periodo con la DeFi che gli intasa completamente la blockchain, hai voglia. Altro che sedia nuova, quando sarai miliardario vogliamo la diretta live direttamente sull'amaca con la spiaggia caraibica sullo sfondo. Metto un bel green screen la prossima volta e facciamo finta che sia successo. Dedicati alle alts. Ah, ok, niente, allora avevo frainteso. Comunque sì, il prossimo sarà su Polkadot, quindi mi raccomando non perdetevelo, perché sarà anche quello, è una coin che vale la pena tenere d'occhio. Faccio un piccolo disclaimer, spero che sia ovvio, però io nel dubbio lo ribadisco: quando parlo di un altcoin in un video non vuol dire correte a comprare quell'altcoin, vuol dire studiatela, capitela e poi ovviamente obbedire alle leggi del mercato. Nel momento in cui il mercato è propizio può valere la pena andarla chiaramente ad acquistare, se ci piace, poi magari piace a me, a voi no, è totalmente lecito, bisogna avere la propria idea. Oggi Brave mi sta facendo dannare, non visualizzo l'estensione shitcoin, oh no, molto male, molto male. Tezos BTC, BTC e BNB BTC, lo andiamo a vedere, anche perché BNB BTC è una delle mie posizioni fresche, ma anche Tezos. Sai che ero tentato oggi di condividere su Telegram una posizione su Tezos che in realtà non volevo aprire, perché sono soddisfatto della mia esposizione in altcoins al momento e non punto a incrementarlo ulteriormente, speculativa chiaramente, e però è su un livello di prezzo interessante e l'impostazione è bella, quindi lo andiamo a vedere. Ciao Luca, prima live su Twitch, ti seguo dal 2017, eravamo quattro gatti, grande, fantastico, mi fa piacere, benvenuto innanzitutto su Twitch e mi fa veramente piacere che sei uno dei primi, che probabilmente ti sei sorbito i primi video dove ero ripreso dalla webcam del mio portatile, dove mettevo la luminosità al massimo per avere un minimo di luce sulla faccia, altrimenti sembravo tipo un fantasma dall'oltretomba. Mi fa piacere. Sondaggio sul prezzo di Bitcoin, fine live, maggiore o minore di 9.340? Ma maggiore, che domande, la maglietta verde. Ho aperto uno short, credo che come al solito verrò rectato. Devo solo capire fino a che prezzo continuare a shortare fino alla liquidazione. Forse 12k, ma innanzitutto spero che tu sappia, cioè che tu abbia posizionato uno stop loss. Aspetta, cambiamo grafico, che questo mi mette un po' di angoscia, eccolo. No, io spero innanzitutto che se hai aperto uno short ci sia uno stop loss ben definito, che è il primo requisito per aprire una posizione short. La seconda cosa è che non ti devi far liquidare, cioè devi mettere lo stop loss proprio in modo da non farti liquidare, cioè no alle liquidazioni. Adesso facciamo una pubblicità progresso, ma ti direi, spiegati, dai, raccontaci il setup che hai utilizzato per shortare, come mai, non è che si vede un pump e bisogna shortare così senza motivo, bisogna avere ben in testa il setup che si sta utilizzando. Ciao Luca, ti seguo da un paio di mesi su YouTube e questa è la prima volta che ti seguo live su Twitch, benvenuto anche a te. Volevo chiederti riguardo ad Ampleforth, come viene deciso il price target? Per ora è un dollaro nel 2019, ma come e quando cambierà questo prezzo di riferimento? Allora, per adesso l'unico modo che ha di cambiare è quello proprio di
vedere qual è il potere d'acquisto di un dollaro del 2019 nel tempo, quindi in base all'inflazione immagino che sensibilmente salirà sempre di più, in base appunto al Consumer Price Index, che è un valore che è reso pubblico penso dal Tesoro americano, adesso non so qual è il dipartimento, l'istituzione che lo fa, e in ogni caso è proprio quel valore che va ad aggiustarsi nel tempo per vedere quanto potere d'acquisto va a perdere il dollaro. E grazie a Chainlink, che è un oracolo è l'oracolo decentralizzato più conosciuto, direi, non per quello che fa magari, ma per il suo prezzo e per l'andamento, però al di là di tutto permette di portare on-chain dei dati off-chain, e quindi quello che fa è prendere un feed per l'appunto del Consumer Price Index e prendere un feed poi del valore di Ampleforth stessa da più mercati per mediarlo anti-manipolazione. Fa il calcolo, cioè il price target è quindi il dollaro aggiustato col CPI, poi vede quant'è il prezzo attuale di Ampleforth e alle 2 di notte UTC, tra l'altro, quindi alle 4 ora italiana durante l'ora solare attuale, poi insomma è UTC più 1 mi pare altrimenti, e quello che succede è che poi c'è il rebase, come abbiamo raccontato ieri insomma nel video, in base alla differenza tra questi due valori, basta, tutto lì, è abbastanza semplice in verità il funzionamento, e non è ancora previsto una variazione di questo price target, quindi per adesso l'unico metodo di calcolo del price target che è pensato è proprio questo. Hai letto 2020 Roadmap Mid-Year Update di OneChain? Non la seguo, a dirti la verità, dovrei approfondire. Ciao Luca, quando imposti dei limit buy e il prezzo dovesse scendere al di sotto della tua entry area in modo non violento, consiglieresti un acquisto per abbassare il costo medio di carico oppure resteresti fedele al piano iniziale? Potresti fare un esempio? I martedì e i venerdì non sono più gli stessi da quando ci sono le live, grazie infinite. Beh, grazie infinite a te innanzitutto, e ti direi, se il prezzo, io quando ho imposto i limit buy, quelli devono essere, quelli rimangono, ti dico già, se il prezzo scende ulteriormente non vado a fare un altro acquisto, perché altrimenti andrei a incrementare il capitale a rischio, cosa che non voglio fare, perché nel processo di costruzione di una posizione la prima cosa da fare, speculativa chiaramente, un trade, la prima cosa da fare è pensare a quanto voglio rischiare su quel trade. Se io decido di rischiare R, che per me è il 2% del capitale speculativo, R deve essere, e per nessun motivo devo farmi tentare ed aumentarlo in itinere perché scende di più, perché reagisce in altro modo, no, perché questo è il primo mattoncino per la rovina, perché andare a cambiare il capitale a rischio così a muzzo significa che poi non si segue più la strategia, bisogna essere ferrei sulla propria strategia. Qualora il prezzo dovesse scendere, spero che non vada a prendere lo stop loss e basta, semplicemente, alla fine è questo. Se la posizione al contrario è accumulativa, anche in quel caso lì bisogna avere in testa un size, quindi se si vuole magari andare a pensare di ipotizzare una discesa ulteriore sotto alla nostra entry, a patto che ovviamente non vada a prendere lo stop loss e che il setup sia ancora valido, perché che ne so, se io ho un setup di rimbalzo su una resistenza e vado a mettere anche, cioè vedo che comunque chiude una candela sotto a quel rimbalzo su supporto e chiude la candela sotto a quel supporto lì, magari non è che dico compro ancora per abbassare il prezzo di carico, anzi insomma inizio a farmelo un po' addosso, perché dico, se inizia a chiudere delle candele qua sotto non è proprio un bellissimo segno, significa che la resistenza, non, cioè il supporto, non ha fatto il suo lavoro e quindi bisogna fare attenzione. In ogni caso, se invece si rimane nella condizione tale per cui il setup è ancora valido e il bias rimane tale, si può predefinire, cioè prima di entrare a mercato, una sorta di cuscinetto, come dire, io entro con X, Y e Z su questi tre livelli e poi avere un cuscinetto in più, eventualmente se scende questo lo impiego, quindi però anche quello è predeterminato, quindi niente di improvvisato, l'importante è quello. Con una cosa di questo tipo al limite non si utilizza il capitale cuscinetto e quindi si aprirà una posizione un po' più piccola, quindi mai una posizione più grande del target. Al limite una posizione più piccola del target, l'importante è quello, avere tutto ben chiaro e non esagerare col capitale a rischio solo perché ci viene la tentazione. Ecco,
Ciao, una settimana fa avevo shillato, tra virgolette, swipe. Non ti anticipo nulla, ma puoi guardarla nel reparto altcoin, lo so bene cosa sta facendo. Dal 1 agosto saranno live con lo staking, e inoltre tutte le fee della Binance Card verranno pagate in swipe e l'80% istantaneamente bruciate. Sì, è un gran bel modello, e il problema è che adesso è in bolla, nel senso è iperesteso, quindi anche lì fatico a dargli veramente un prezzo. Comunque tra poco ci guardiamo, magari lo analizziamo e vediamo quali possono essere degli entry ragionevoli. Qualcuno dice che Ample Ponzi Scheme, ma guarda, ti dico la verità, non mi sembra, non, cioè se vuoi la mia opinione, non mi sembra proprio un Ponzi, perché comunque non ha le caratteristiche tali, nel senso si autoregola, non c'è nessuno che guadagna da chi arriva dopo, tra virgolette. È un po' come dire che Bitcoin è uno schema Ponzi, solo perché magari se tanti lo comprano aumenta di prezzo, ma non vuol dire assolutamente niente. Un equivalente, tra virgolette, di Bitcoin, solo che non sale il prezzo, ma sale la supply, vediamola un po' così. E il prezzo punta a rimanere stabile. Entrato in BNB BTC su ritracciamento 0019, più o meno come me, ho missato l'entrata prima del pump. Cosa ne pensi? Ma guardi, io sono dentro più o meno con lo stesso entry, quindi lo stop loss dove l'hai messo? Beh, se Libra diventasse come la coin che usano in Cina per i pagamenti, sarebbe comodissima. Pagare con WhatsApp sarebbe una rivoluzione in Europa, sì. L'unica cosa è che andrebbe a pestare i piedi un po' alle banche, agli stati che perdono un po' di controllo sulla moneta, quindi mi immagino che non la prenderanno molto bene. Wow, mi merito delle shitcoin. Ah, è grande, tu ti sei abbonato per 3 mesi di fila. Fantastico, te le meriti tutte, guarda, te le do subito. Vi ricordo che vi potete abbonare se avete Amazon Prime, potete fare Twitch Prime e con esso fare l'abbonamento al mio canale a costo zero e mi date anche un vostro contributo. Tu hai solo 3 shitcoin, com'è possibile? Te ne do 10, dai, facciamo così. Bene, meritate, meritate, meritate. Allora, ritorniamo a noi. Ample riducono supply solo se va sotto al dollaro, un dollaro meno il 5%. Attenzione, c'è il target price e una soglia di più o meno 5%, quindi deve superare quella soglia sopra o sotto per fare il rebase. Ho aperto intraday 80 per, aiuto, aiuto, che cosa? Ah, ma l'ambulanza, ok, spero quello, spero non su Bitcoin, perché altrimenti sei un folle. Cosa ne pensi della vicenda Nexo su Chainlink? Quale vicenda? Che Nexo ha aggiunto Chainlink alle coin? Beh, sono contento se è quello. Ciao Luca, che price chiuderai l'edge short nel caso dovesse bucare a rialzo? Sopra i 10.200 e qualcosa, insomma se fa un massimo più alto, basta, tutto lì. Che in realtà appunto essendo un edge piccolo e come si dice, una posizione non speculativa, è come se avessi chiuso una parte del long vendendo e stessi aspettando un punto dove rientrare, il senso è un po' quello. E al momento questo punto è un nuovo massimo, quindi la terminazione di questo ciclo laterale, un chiaro segno di breakout dal range di lunga durata che si è formato e appunto nuovi massimi, una nuova possibilità di ciclo bullish, questo è. Ciao Luke, uno sguardo ad ARPA e Stellar, poi lo diamo, 2 minuti che ci guardiamo. Telegram fondamentale anche se potresti fare tutto con Discord. È vero, però sai cos'è? Su Telegram raggiungi più persone perché è più user friendly, quindi se magari devo semplicemente pubblicare un'analisi o un pensiero mio, su Telegram uno prende il telefono e lo vede, cioè Discord magari va aperto, c'è da aprire la sezione giusta, eccetera, 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 quindi non lo so, per quello preferisco ancora Telegram. Verde mosca, che brutto, color verde gasato, questo mi piace ancora di più. Altra domanda, ci mostrerai una strategia di trading automatico anche per quei periodi di lateralità? Penso sia abbastanza difficile perché dovremmo fare in modo che il nostro script riconosca supporti e resistenze. Guarda, ci sono vari modi di riconoscere supporti e resistenze e non sono gli unici modi di andare a fare una strategia che lavora bene in lateralità. In lateralità lavorano bene gli oscillatori, come banalmente l'RSI. Avevo fatto tempo fa l'RSI multi-time frame, non so se vi ricordate, che andava a prendere l'RSI su 3 time frame diversi.
e andava a identificare dove era ipervenduto su tutti e tre, ipervenduto, sì, per andare ad aprire la posizione, ovviamente. Un'altra strategia che funziona bene nelle fasi laterali si può basare sulle bande di Bollinger, magari bande di Bollinger ed RSI, potremmo vederne alcuni esempi. E, in ogni caso sono quelle strategie di cosiddetta che si basano sulla cosiddetta mean reversion, ovvero la regressione verso la media, nel senso che siamo in fase laterale, tutti quegli strappi teoricamente dovrebbero riconvergere verso il centro e quindi tutti quegli oscillatori dotati di mean reversion come caratteristica vanno veramente veramente bene. Allora, puoi dare uno sguardo a BNB e Link? Certo, brutto questo impulso debole, not stonks. vediamo come chiude, perché in realtà è cresciuto l'open interest, si è mosso, ha bucato una prima resistenza, però si è fermato lì, ci vorrebbe del follow up. Sì, è vero, è vero. Per il video sulla giornata tipo prepari 15 schermi da collocare. È vero che fa più figo, sembra un trader professionista con 5.000 monitor. Adesso lo farò. Accetto volentieri il tuo consiglio. Prima live anche per me, benvenuto, mi fa molto piacere anche che vedo che nel tempo gli spettatori aumentano, quindi sembra che chi è nuovo di queste live poi rimane, è veramente una bella cosa per me, credetemi. Poi mi devo riguardare la parte open interest perché sto seguendo su secondo monitor BitMEX. Perché hai aperto lo short, vero? Puoi spiegare meglio Apple della DeFi, forse Ample intendevi, se è quello ci ho fatto il video ieri, quindi capiti a fagiolo. Ti dico verso la fine 19:30 se sono in positivo o negativo e carico uno screen. Va bene, volentieri, dai, seguiamo tutti insieme. Viva la CeFi, anch'io preferisco al momento la CeFi, anche se ho iniziato ad allocare qualcosina anch'io, mi sono fatto prendere dal trend. In realtà metto appunto la, come si chiama, la liquidità, ecco, a disposizione dei pool, questo per guadagnare un po' di interesse e qualche token, però non vado a investire nei token, ecco, quello no, come dicevo prima. DeFi Money Market è un progetto DeFi che mira a pagare il 6,3% annuo fisso agli investitori attraverso la vendita di asset dell'economia reale. Cosa te ne pare? Ma mi pare che devo andare a approfondire perché non conosco. È quello che hanno listato recentemente, dov'è che l'hanno listato? Forse su Binance. Mi pare, sì. Tranquillo, la DeFi la alimentiamo noi miner che impegniamo il minato per pagare l'energia perché è bullish inside. Ve alimentate, più alimentiamo e meglio è, sono contento, anche perché sono long su Ether, quindi non può che godere. Sul Forex long su euro dollaro che ha appena rotto la resistenza 1.143, sopra 1.15. Oggi non sono riuscito a seguire il Forex purtroppo, non ho più aperto posizioni, devo andare ad allocare un po' più di tempo al Forex che ultimamente l'ho lasciato un po' lì. Poi magari facciamo un paio di analisi di grafici anche di quello. Dovresti creare una stablecoin basata sul valore intrinseco delle tue magliette, beh, quindi può soltanto crescere, sarebbe un ponzi. Hai letto qualcosa su Orion Protocol? No, in realtà no. Progetto DeFi che userà Elrond come chain base. A proposito dei fondamentali di Elrond, hanno condiviso i numeri dell'ultima settimana di test, 263.000 transazioni al secondo con 51 shard e 1800 nodi. Questi numeri fanno paura anche a Polkadot e in effetti c'ha dei grandi grandi risultati. Eh già, devo approfondire e devo seguirla meglio Errond, anche se adesso è talmente in bolla che mi spaventa un po'. Ho giocato tutte e 58 le mie shitcoin alle carte, poker dirette, vedi anche te però, non si fa così, non bisogna fare gambling, bisogna investire. Hai spoilerato una nuova gemma, vedi qua il nostro chain holder ormai è un'istituzione, quando arriva lo acclamano tutti, benvenuto tra noi, perché ci scilla le altcoin che poi pompano, ma sei arrivato nel momento giusto, perché nel momento di alt season, cioè qualsiasi altcoin tocchi diventa oro. Io sono short su Tezos, mamma mia, hai preso una sbronza ieri, che succede? No, come mai? Ehi, ti ascolto dalla Slovenia, grande, un saluto alla Slovenia, mi fa molto piacere che ci siate anche voi. Ne so poco in verità, devo leggere al riguardo, appena listata su KuCoin, quale? Qui ci sono i vostri bot e risposta ogni tanto che io mi perdo. Pubblicità progresso. Cerco una coin che si chiama VirtuPoker. Oddio che è. Da mesi che voglio entrare su FTT, ma non mi decido su quale prezzo iniziare l'investimento. Non sono convinto nel fare un piano d'accumulo per mediare il prezzo.
Che dire, possiamo fare un'analisi del grafico se vuoi. Io lo faccio il piano d'accumulo su FTT perché comunque credo insomma in ciò che c'è dietro, però insomma ci può stare, de gustibus, però nel caso in cui tu voglia fare una posizione speculativa più tardi lo analizziamo, andiamo a vedere subito. Ogni tanto su Binance mi capita che i miei buy limit non vengano fillati quando opero su shitcoin anche con importi piccoli. Come mai? Può essere dovuto allo spread un po' largo, come rimediare? Ma dipende, cioè nel senso un limit order ha il suo prezzo limite e ti viene fillato se il prezzo lo attraversa. Quindi se metti un limit order a, che ne so, adesso siamo a 9.300, se lo metti a 9.000 per dire, il prezzo deve arrivare a 8.999 per essere sicuro di fillarlo, perché se rimane a 9.000 magari non ti filla il tuo. Ovviamente se il prezzo adesso è 9.355, e tu lo metti a 9355 per fare il limit order e pagare meno fees, magari non ti viene fillato perché il prezzo continua a salire, ok? Quindi in quel caso lì serve il market order. Questa è un po' la casistica. Ciao Luca, gentilmente mi consigli una rendita passiva con i miei Ether? Grazie mille. Guarda, ti direi che io la piattaforma che preferisco è BlockFi, di cui tra l'altro rifarò il video perché molti di voi me lo stanno chiedendo, mi avete scritto anche privatamente, ma il tuo video su BlockFi vorrei rivederlo. Quindi lo rifarò, visto che insomma il tubo non si sta facendo molto vivo per i miei video rimossi, dice che ci stanno ancora lavorando. Lo rifarò, magari anche aggiornato, così magari lo facciamo anche un po' meglio con le ultime novità e basta. In ogni caso, ripeto, BlockFi is the way. Lo short è basato ottimo, lo short è basato sul grafico di Ether con ipotesi di doppio top a 2.45, che è lo stesso che anche lo stesso massimo raggiunto verso il 28 aprile. Iniziale, interessante, non so come mi è uscito. Bene, poi lo andiamo a vedere magari. Conosci il progetto Haven Protocol, cripto legato a un conto offshore? Qualcosa mi dice che non è il massimo, la lasciamo lì dov'è, cosa ne dici? Stanne alla larga, senti a me. Infatti. Cosa consigli di fare ad un sedicenne che sta approcciando alle cripto? Personalmente sono dentro questo mondo da un anno. Guarda, che dire, intanto complimenti per aver approcciato a questo fantastico mondo. Le cose da fare sono due: studiare, cioè capire di che cosa si tratta, e poi se ci vuoi investire farlo gradualmente, non farti prendere la mano da dire ho paura di perdere il treno, perché non è così, vacci piano, non correre, prenditi il tuo tempo prima per capire che cosa fanno le varie coin, capire dove vuoi investire e quello che vuoi fare, e non sovraesporti, non correre. Di bello hai che sei giovanissimo, quindi hai un profilo di rischio, parlando di investimento, tendenzialmente maggiore. Puoi permetterti di fare qualche cagata in più e quindi non ti preoccupare troppo, ma non esagerare, mi raccomando, vacci piano, non farti prendere la mano, non correre e studia un sacco. Ample, un mio dubbio è che in generale, non ho capito, non è inflazione reale o sbaglio, ma è studiato per sopravvivere all'inflazione in teoria. Cosa ne pensi di questo portfolio? Mi piacciono queste domande. Vediamo, analizziamolo insieme. Ecco, già la prima non la conosco. XIO, non la conosco. ERD, BEND, AMPL, ANCR, Cardano, DMG, ATOM, CELO, ETHER, ma cos'è una supergazzola? FTT, BTC, UOS, BNB, BET, CAVA, tutto al 5%. Decisamente non sono un Bitcoin maximalist, direi proprio di no. Cosa ne pensate? Ma guarda, che dire, è un po' una scommessa, mi sembra, nel senso, cioè, molte sono buone come altcoins, però un portafoglio di sole altcoins, tutte al 5%, mi sembra che vuoi un po' provare a beccare quella che fa 100 per, di la verità, t'ho smascherato. Non lo so, io non condivido un portafoglio di questo tipo, però ho appena finito di dire che ci sono persone magari con un profilo di rischio più alto, spero che anche tu faccia parte di queste, perché è un portafoglio molto molto rischioso che non adotterei, ecco, sinceramente. Tutto in che senso? Tutte insieme fanno il 5%? No, mi pare che ognuna sia, sono 20 in totale, quindi mi sa che ognuna è il 5%. BitMEX, avendo seguito in Telegram ciò che hai detto, immaginavo di arrivare a rompere i $35.010, avendo rotto
i 3300 che cos'è? Cosa sono numeri a caso? No, su Bitcoin? Non ho capito. Forse volevi dire 9300. Beh, provo a interpretare. Ho notato sempre in Bittrex che non sarebbe mai arrivata a 9500, quindi ho chiuso la posizione e l'ho riaperta in short, ma in 80 per, beccando il momento giusto. Perché, sì, insomma, io ho avuto un po' di culo, diciamo, hai cercato di shortare il top. Luca, cosa ne pensi di Swissborg? Guarda, non l'ho approfondito, ma lì per lì non mi comunica molto, non lo so, non mi dice granché, dico la verità. Non l'ho approfondito. Sto per fare come Da Vinci, sto vendendo casa per comprare altri Bitcoin. Ottima idea, dai, che così poi alla peggio puoi sempre dormire in un sacco a pelo sotto un ponte, ma col ledger pieno. 5% di capitale per coin, esatto. Ma fino a quando non si chiude la posizione, sono solo favole. Sì, beh, adesso sei in gain, direi però. Fì, 80 per, mamma mia, occhio che se ti fa un altro pump ti liquida assieme a tutti gli altri short, eh? Fai la fine di quello che viene squizzato, short squizzato. Mi sembra parecchio, un rischio molto alto, sì. Oggi dal notaio accettava solo contanti. Wow, siamo ritornati nei secoli fa. Ieri parlavamo tra l'altro con Andrea di Terok Trading, parlavamo di assegni, di metodi di pagamento obsoleti che fortunatamente sono caduti completamente in disuso. E il contante magari è il prossimo, chi lo sa. Mamma Caterina non è contenta, non ha sentito il tuo saluto. Allora salutiamo tutti insieme Mamma Caterina. Dai, salutatela anche voi. Ciao Mamma Caterina. Ho solo tre shitcoin perché le ho perse giocando. Male, male, ecco, lo sapevo. Allora te ne do qualcun'altra, dai, giusto per... però guai a te se le giochi, devi holdarle tutte. No, hai ragione, sono un folle. Non è per la mula, infatti l'80 per, me lo immaginavo. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda, così poi andiamo a vedere i grafici. No, Luke, lo scandalo di Zeus Capital, società fasulla che ha fatto un fake report con... Ah, sì, ho visto. Ma va, era collegata a Nexo che aveva aperto una grossa posizione short su Chainlink i giorni precedenti. Ma mica l'aveva iniziata ad accettare da poco Nexo sulla sua piattaforma? Cacchio, non sono informato su questo, devo informarmi un po' di più. Mamma Caterina dice che siamo una manica di squilibrati. Fantastico, no, no, mamma Caterina, non siamo squilibrati, noi pensiamo al futuro, siamo sul pezzo. Il Forex però, o meglio, eventuali guadagni vanno dichiarati. Sì, è beh, ovvio, va dichiarato sempre come capital gain in quanto speculazione. Domanda strana, ma non strana. Credi al modello stock to flow Bitcoin a 200.000 in 4 anni, 1 milione nel 2040? Guarda, ci spero ardentemente, ma non ci credo. Avevo fatto un paio di video, tra l'altro, sullo stock to flow, dove dicevo proprio che non mi entusiasma più di tanto. Mi sembra che dia per scontate delle cose che non lo sono, che tenda ad essere un po' troppo bullish e che, cioè, secondo lui non può mai calare il prezzo, va avanti all'infinito, cioè non è sostenibile. È un modello fatto per andare a descrivere il passato, quello lo fa anche abbastanza bene, ma non bisogna andare a proiettarlo in avanti perché non ha senso. Ma non hai il backup dei tuoi video rimossi? E di quelli in realtà no, adesso devo decidermi a fare il backup su library, sul libri. BlockFi Nexo è simile, non hai paura che scappino con le tue chiavi private? Ma guarda, in realtà, soprattutto BlockFi, che è quello che mi convince di più, ha dietro Fidelity, hanno dietro delle istituzioni, ma anche Nexo è fatto da Credissimo, c'è cioè dietro Credissimo che è un'azienda che ha una storia comunque che mi dà abbastanza sicurezza, cioè non sono degli scappati di casa che ha messo in piedi queste piattaforme, quindi tendo a fidarmi abbastanza. Ovviamente il rischio c'è, non voglio dire che non ha rischio mettere le coin lì. Bisogna valutare questo rischio quant'è rispetto magari a altri tipi di investimento. Come tutto c'è un bilancio rischio-rendimento da tenere in considerazione. In ritardo ma quinta live. Grande Alessia, ben ritrovata, mi ricordo di te. Io ho 18 anni, datti tempo, tanto siamo giovani. Ah, ecco, tu sei quello delle 20 altcoin, allora ci sta, dai, che vuoi fare la scommessona. Però imparerai che non funziona così il mondo delle cripto.
Allora, non hai nessun timore di andare sulle piattaforme se fai per anni di seguito? Stessa risposta di prima, guarda, ti dico, le seguo, cioè se vedo che qualcosa puzza di bruciato sono pronto a scappare, però per ora no, ti dico la verità. Punto al mille per, ah, beccato. Perché il moderatore continua ad eliminarmi i messaggi? Non lo so, secondo me elimina i link esterni e i caps lock, i troppi caps lock. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Hai sempre definito il Bitcoin come alto livello di rischio, come alto rischio di investimento. Come mai? Per la possibilità di fallimento o per la volatilità del valore? E se le altcoin sono più rischiose, come si fa a valutare l'alto rischio e le sue gradazioni? Guarda, Bitcoin è ad alto rischio perché comunque è una cripto, è molto volatile. Il discorso è proprio la volatilità. È quello che ne fa un asset ad alto rischio. La volatilità, la difficoltà di capire qual è il suo valore reale, l'alto livello di speculazione che c'è al suo interno e quant'altro, è ad alto rischio. In confronto alle altcoins, ovviamente è a minor rischio. Nel mondo cripto è l'asset a minor rischio, forse, in quanto meno volatile, più diciamo che ha uno storico più lungo e più rodato, permettetemi di dire, mentre le altcoins sono veramente una giostra e quindi sono a estremo rischio, non alto. Ovviamente il settore cripto, quando si va ad allocare il proprio portafoglio, è da considerare come la punta di quella piramide che abbiamo visto quando abbiamo parlato della piramidazione del rischio. Allora, ho altre tre case, andrò in una di quelle. Ma sì, dai, una la vendiamo per Bitcoin, allora se ne abbiamo altre tre ce lo possiamo permettere, che ci frega. Swissborg è un progetto validissimo, con le fees di chi non ha CHSB stake, l'engine compra e brucia CHSB se il prezzo scende sotto la media 21 giorni. Boh, interessante, no? Perché? Cioè, non lo so, non capisco. Mi sembra anche qui una cosa che si vuole autoalimentare. Guarda, non, facciamo così, non esprimo l'opinione, nessuna opinione, me lo vado a studiare un po' di più, così non voglio fare la figura di chi vuole parlare senza sapere, ok? Me lo vado a studiare di più e vi dirò la mia, la vostra. Ok, bene. Ragazzi, è il momento, è giunta l'ora. Stop alle domande e andiamo a vedere i grafici. Allora, dove sono? Eccoli qua. Chiudiamo Telegram che sennò mi spamma tantissime notifiche. Bitcoin, eccoci qua, Bitcoin con la sua candela verde di oggi che ha fatto urlare al miracolo, ormai anche un 2% di movimento ci sembra un qualcosa di incredibile, tuttavia non è successo ancora nulla. O meglio, qualcosa è successo, soprattutto sull'intraday, sul quadro macro non è cambiato ancora nulla. Perché? Il quadro macro è delineato da, allora cancelliamo queste due diagonali che lasciano il tempo che trovano. Oddio, questa volendo, sì, adesso anziché qui la potremmo mettere qui. Vedete, il brutto delle diagonali è questa, per quello che non amo particolarmente le trend line, perché se una trend line smette di funzionare, la si può ridisegnare su altri massimi. Quindi, se prima magari poteva valere questa, poi è stata rotta al rialzo, non valeva più, se ne poteva fare un'altra e poi adesso un'altra. Il discorso, infatti, del mio utilizzo delle trend line si circoscrive al bias, che vuol dire che se la trend line viene rotta al rialzo, abbiamo un bias rialzista, cioè abbiamo un po' di spinta, però sempre sul low time frame, con la solita logica, ovvero struttura high time frame, la definiamo, la esaminiamo, si rompe una struttura, se ne crea un'altra. Price action, low time frame e si va ad analizzare lì. Ok, questo è un po' il discorso. Allora, cancelliamola e facciamo prima. Sul macro, la struttura quindi qual è al momento? La solita, quindi abbiamo una tendenza laterale, una non tendenza, o meglio, caratterizzata, se vogliamo andare a vederla un po' al microscopio, da higher lows, tac. E tac, oserei dire, e lower highs, quindi tac, questa è un'anomalia, perché il primo poteva essere questo, poi tac, tac, tac. Eccoci arrivati al dunque. Oggi, che succede? Oggi, domani, nei prossimi giorni? Sarà veramente importante quello che succederà. Perché? Perché c'è la possibilità di rompere una struttura. Ecco qua il discorso importante. Andare a rompere una struttura significa andare a cambiare la situazione attuale. Quindi se adesso siamo in regime di lower highs e higher lows, se andiamo a creare un higher high, rompiamo questa struttura. E quindi cosa succede? Bias bullish, proprio perché si va a creare dei possibili delle ricerche sul low time frame di setup long. Quindi
Qui stiamo parlando del daily, ovvero stiamo guardando la struttura su time frame giornaliero. Quindi una struttura su time frame giornaliero aiuta un'operatività su time frame 4 ore, se vogliamo. Al fine di avere un'operatività su time frame giornaliero, quindi la possibilità di trovare un setup sulla price action sul giornaliero, dobbiamo avere o un qualcosa sul settimanale, quindi la struttura settimanale per la strategia che io applico di solito, oppure un segnale molto molto forte. Ecco, basterebbe secondo voi l'higher high? Per quanto mi riguarda, vorrei vedere quantomeno la rottura dei 9.500 per avere una struttura con la quale aprire un long su time frame giornaliero. Andiamo a vedere come mai, cioè andiamo a fare luce su tutto questo discorso. Allora, in realtà, per chi opera sull'intraday, per chi cerca le strutture sull'intraday, qualcosa si è già mosso, perché vedete, sulle 4 ore avevamo questa struttura di lower highs e lower lows che è stata rotta, chiaramente abbiamo iniziato a fare degli higher highs, vedete? Abbiamo avuto un higher high confermato, un altro, e al momento abbiamo questa candela d'arresto di sell off che ha un attimino arginato la situazione, vedete, volumi molto alti, volumi addirittura pari a quest'altra candela, e questo è abbastanza eloquente perché ci fa vedere che l'offerta al momento è lì così, è così l'offerta, sta fermando tutto quanto, ha causato questo sell off e evidentemente non vuole, o meglio ha cercato di non far rompere la resistenza 9.340-50, questa qua che è la prima resistenza in atto, che nasceva da qui, in realtà poi è stata bucata più volte, vedete qua ci abbiamo pescato fuori, qua pure, però bene o male vedete questa che è l'ultimo tocco che avevamo fatto l'aveva confermata ancora come una resistenza, quindi non l'abbiamo ancora violata del tutto, abbiamo fatto un tentativo, andato male e al momento quindi rimane la prima resistenza sui time frame di brevissimo. Se vogliamo andare a vedere qual è l'altra, nonché la principale, è proprio 9.500. Perché? Perché avremmo una rottura di tutto questo costrutto qua, quindi quest'ultimo range che va avanti dal 24 di giugno, sarebbe rotto a rialzo definitivamente perché abbiamo come top 9.500 per l'appunto, e ovviamente per rottura di questa resistenza intendo che la rompiamo e ci rimaniamo sopra e non solo una pesca di liquidità come questa, quindi ci vuole un po' di conferme, è importante anche quello, il follow up. E questa resistenza inoltre ha validità anche sui time frame maggiori, perché guardate sul giornaliero. Sul giornaliero abbiamo la resistenza, il supporto, scusate, che nasce qua e poi è stata ritestata n volte, vedete, è diventato un pool di liquidità importantissimo, ha arginato i dump per tutto questo tempo, ha innescato domanda che poi però ahimè l'offerta ha inabissato. Dopo la sua rottura a ribasso, vedete, è stata utilizzata come resistenza, dopodiché ha di nuovo flippato a supporto, non sapeva più cosa combinare, è diventato un polo di attrazione per il prezzo e al momento tale è di nuovo, vedete, questo livello qui è il primo livello importantissimo, dovrebbe diventare un supporto, quindi vorrei vedere il retest e la comparsa di domanda, altrimenti non cambia nulla. Uscire da questa resistenza lo renderebbe non più un polo di attrazione, quantomeno, perché il polo di attrazione rimane tale finché non si esce, diciamo, dalla sua comfort zone. Questo, cioè la comfort zone la si può andare a trovare più o meno individuando un range nel suo intorno con i supporti e le resistenze più prossimi. Guarda caso, 9.500 è proprio la resistenza più prossima, quindi la rottura dei 9.500 farebbe uscire da questo costrutto qua, che è la comfort zone del livello di attrazione che è 9.250. Questa zona qua, questo target price, per rimanere in tema Ampleforth, e basta, quindi questo è il discorso, 9.500 è la resistenza attualmente più importante. Inoltre andrebbe a fare un higher high su time frame giornaliero, ma quella sarebbe forse l'ultima delle cose in ordine di importanza, proprio perché la più importante sarebbe l'uscita da questo costrutto qui. Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo questo maledetto livello qui, questa anomalia che ha rovinato un po' la situazione, perché è andata a creare questa zona che ahimè bisogna romperla per dare ulteriore spinta rialzista. Se non ci fosse stato questo spike, questa presa di liquidità, sarebbe stato più semplice, perché qua sopra ci sarebbe già stata molta più liquidità. Immaginatevi di cancellare questo e di fare una cosa così, con magari una shadow qua e una shadow qua,
Che cosa sarebbe significato? Che qui avevamo un pool di liquidità potentissimo, che adesso, ahimè, non c'è proprio a causa del fatto che ce lo siamo già sbranati. Dubito che si sia già riformato, quantomeno non con lo stesso vigore che avrebbe senza questa anomalia. E pertanto andare a rompere questo livello potrebbe non andare a catalizzare così tanto il rialzo. Cos'è che invece andrebbe a catalizzare il rialzo? Andare a pescare dal pool di liquidità che si è spostato invece verosimilmente qua sopra. Quindi questo livello, parlo dei 9.700 e oltre, 9.800 anche, è quello da tenere maggiormente sotto controllo. Perché? Perché qua risiede liquidità. Quindi abbiamo detto, primo step per il caso, per lo scenario bullish, è il reclaim dei 9.500, uscita dalla comfort zone, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo step per il caso bullish è l'andare a rompere la sacca di liquidità 9.798, fuori uscirne sopra, e mi aspetto che quello darebbe una bella accelerazione. Questa accelerazione andrebbe con buona probabilità ad approcciare i 10.000, livello psicologico importante, nonché livello di resistenza estremamente importante. Non so perché mai è verde qua, probabilmente perché ormai sono bull nel cuore, anche questo dovrebbe essere rosso, ma andare ad approcciare questo livello ci dirà tantissimo, perché poi anche qua con ogni livello di resistenza, soprattutto quando si coinvolge un pool di liquidità che innesca movimento grazie a ordini che vengono fatti scattare, vi ricordo il senso del pool di liquidità, visto che ogni tanto me lo richiedete e magari vedo c'è gente nuova che non è avvezza con questa terminologia e io devo smetterla di avere la presunzione che tutti sappiano già tutto. Quindi pool di liquidità che cos'è? È una zona in cui si concentrano, tanti ordini. In che modo? Nel modo semplicemente che bisogna mettersi nei panni dei trader. Quindi cancelliamo questo e facciamo tutti gli step necessari per capirlo. Allora, mettiamoci nei panni dei trader. Siamo qua, ci troviamo qua dentro, ok? Livello temporale qua. Che succede? Succede che lateralizziamo. Quindi dove sono gli ordini? Abbiamo come riferimento di breve periodo questo range, ok? Questa zona. Quindi gli ordini long saranno concentrati, immagino, su quest'area, sulla parte bassa del range, e gli ordini short sulla parte alta del range, ok? Gli stop loss dove sono? Gli stop loss degli ordini long sono sotto al range, ok? Quindi qua sotto. Gli stop loss degli ordini short sono sopra al range. Ecco, questi stop loss sono le sacche di liquidità, sono i primi catalizzatori di liquidità. Quindi quelle zone dove ci sono tanti stop sono zone piene di liquidità che chi ha grossi capitali è interessato a coinvolgere. Per quale motivo? Perché se io ho tanto capitale da voler mandare, con cui voler shortare, supponiamo, cosa faccio? Posso decidere, o pianto un market sell direttamente qui, ma che cosa succede? Succede che il prezzo dumpa, causo quello che si chiama slippage. Io non voglio fare slippage perché ci rimetto io, vado a shortare a un prezzo più basso in definitiva. Il secondo modo è quello di manipolare il prezzo al rialzo, farlo entrare all'interno della sacca di liquidità, che così facendo triggera dei gran volumi in acquisto, dei market buy, che sono gli stop degli short, ok? Tutto torna. Su quegli stop che vengono triggerati io ci metto la mia liquidità in sell, stop buy vengono triggerati, metto la mia liquidità in sell, riesco a shortare a un prezzo più alto senza slippage. Questo è il motivo per cui, con enorme possibilità, soprattutto quando siamo in mercato laterale, le sacche di liquidità vengono sfruttate, vengono bucate, le si va a prendere di solito, perché i grandi capitali ragionano così, perché hanno lo interesse a farlo. Tant'è che, se ci fate caso, tantissime volte si notano shadow molto lunghe che poi vengono riassorbite. Questa è la footprint, è l'impronta di chi va a fare questi lavori qua di exploit di liquidità. Lo stesso quindi accade su scala maggiore, quindi se anziché quest'ultimo range, accade su tutti i time frame questo fenomeno, anche nel Forex tra l'altro, infatti l'operatività sulla quale sto avvertendo sul Forex si basa molto su quello.
Vi volevo dire, accade anche su strutture, cioè su time frame maggiori, su strutture più macro, diciamo così, e spesso si verifica tra l'altro con costrutti di questo tipo, quindi non semplicemente una shadow e un ritorno, ma un falso break a tutti gli effetti, che poi viene fatto riassorbire e poi segue un follow up di offerta molto spesso, proprio perché abbiamo il fill degli short, dump, rientro, il follow up di offerta e poi c'è il take profit di chi ha shortato qua su. Fondamentalmente il funzionamento è questo. Al momento quindi bisogna mettersi nei panni innanzitutto dei trader che possono aver aperto posizioni, quindi chi ha aperto posizioni short dove le può aver aperte? È la prima domanda da farsi, o sulla zona di range high, quindi magari qui, oppure dove le può aver aperte? Le poteva aver aperte qui, però probabilmente è già stato liquidato durante questo rialzo, perché non so cosa abbia utilizzato come stop loss, magari la chiusura di queste candele, magari quest'ultima shadow che è stata bucata, ok? Quindi quella liquidità è già stata presa. Quale liquidità rimane? La liquidità di chi ha messo lo stop loss qua sopra, essendo comunque un top che è abbastanza puntiforme, che è un requisito importante, quindi qua sopra, sopra la shadow, ci immagino parecchia liquidità in questa zona, questa è una prima sacca di liquidità. Poi dove può essere un secondo stop? Qua sopra, perché abbiamo i 9.500 che è una resistenza importante, quindi qua c'è magari dell'altra liquidità. E infine questa è l'ultima zona di liquidità, che è forse quella più rilevante, proprio perché questa formazione è la più puntiforme di tutte, è un high locale e inoltre, come dire, è un'anomalia lei stessa, quindi ha spazzato la liquidità e l'ha lasciata invece sopra, quindi chi ha shortato in questa zona, e probabilmente erano anche mani abbastanza pesanti visto il follow up che c'è stato, sicuramente ha tenuto lo stop da qualche parte qua sopra, quindi generando liquidità come vi dicevo, e basta, e questo è, insomma, il senso è questo. Quindi andando a attivare una a una queste sacche di liquidità, quello che si ha è una reazione a catena. Al momento abbiamo attivato, ve l'ho detto, soltanto questa ed è risultato in questo spike di oggi. Abbiamo da attivare ancora quella nei dintorni dei 9.500, quella sopra i 9.500, quindi 9.600 magari giù di lì, e quella 9.700-9.800, e poi il target direttamente sono i 10.000 con cui vedremo l'approccio. Allora, tirando le somme, il bull case qual è? Il bull case per me è higher high, quindi primo sintomo, come vi dicevo prima, un massimo più alto di 9.500, facciamo, riconquista di questa resistenza, e quello potrebbe già indurre chi opera intraday a andare a cercare il long speculativo. In seguito la riconquista dei 9.700, quindi un altro higher high, potrebbe essere interessante proprio perché va a invertire con ancora più probabilità il trend che si è creato all'interno del range, quindi va a creare una situazione più bullish. Poi chiaramente c'è da vedere dove si vanno ad assestare i low, perché vorrei vedere anche degli higher low in corrispondenza. E poi abbiamo l'ultimo scoglio, quindi 10.000 e sopra, e da lì si va ad alterare la struttura macro. Come vi dicevo, io andrei a ridurre barra chiudere il mio edge short e rimarrei comunque esposto tranquillamente 100% long, e in caso di fuoriuscita dall'intero range, quindi una struttura macro totalmente invertita, confermata bullish, andrei a cercare poi in seguito i long speculativi, ma fuori dal range, ve l'ho detto, la mia operatività è molto più soft, ecco. E basta, questa è la situazione su Bitcoin. La cosa che vi volevo dire curiosa è questa dell'open interest, ovvero che con il pump che c'è stato, l'open interest è aumentato di 709 a 750, 40 milioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che, allora, come vi ho detto, questo pump avrà sicuramente innescato delle aree di liquidità, e le aree di liquidità significa aver innescato delle liquidazioni. Andiamo a vedere liquidation charts. Andiamo a vedere quante ne ha innescate. Guardate, 6, 13, dunque allora 13 più 6, 19, all'incirca 20, perché c'è qualcosa dopo la virgola, 22 milioni. Vabbè, non tante in verità. Però tenete in considerazione che 22 milioni di dollari di open interest è perso da queste liquidazioni. Quindi di solito quando si hanno i pump, l'open interest droppa proprio a causa delle liquidazioni. Quando l'open interest non droppa, significa che oltre alle liquidazioni c'è stata apertura di nuove posizioni, perché l'open interest ci dice quello, quanto controvalore di posizioni aperto c'è,
Se aumenta significa che qua dentro sono state aperte delle posizioni e sinceramente, visto che è già aumentato da questa prima candela, mi aspetto che siano posizioni long e non short, altrimenti queste sarebbero già state clamorosamente liquidate, ok? Questo è un po' il discorso. Poi col follow up che c'è stato lievemente rialzista, c'è stato un incremento ulteriore di open interest, adesso sembra aver raggiunto un top locale a 770 milioni e vediamo un po' come evolve. Tuttavia, quello che ci dice l'open interest è che non è uno short squeeze, banalmente. Questo è quello che dobbiamo comprendere, senza volergli dare troppi significati. Andiamo a vedere qualche altcoin. Allora, le altcoin sulle quali ho le posizioni, in primis, ovvero Ether. Allora, Ether anche lei si sta comportando bene perché questa zona ex offerta è diventata una zona di domanda. Eccola, quindi la verdizziamo. Che bello il verde, ha un bellissimo colore. E al momento siamo di nuovo in fase laterale, questa, tac. Un nuovo piccolo range che sembra aver voglia di rompere a rialzo. Qualora venisse rotto a rialzo, c'è una resistenza bella strong sulla sua zucca. 0026 che nasce, non mi ricordo da dove, ma secondo me dal time frame settimanale, se non ricordo male. 0026, vediamo, no. Beh, insomma, nasce da questi movimenti qui, questo lo abbiamo capito. Quindi è una resistenza decisamente importante, soprattutto nello stato attuale delle cose, perché abbiamo subito prima un high che sta proprio sotto quella resistenza lì e poi qua sopra, ahimè, abbiamo questo costrutto di distribuzione che c'è stato e quello sarà il prossimo ostacolo, nel senso, se riconquistiamo questa resistenza abbiamo da riconquistare poi 0,0277. Quindi alla rottura di questa resistenza abbiamo uno spiraglio di operatività, ma a mio parere intraday, proprio perché abbiamo un take profit sopra la testa abbastanza vicino, con l'opportunità magari di stop loss qua sotto al range low, quindi un rischio rendimento neanche malaccio. Ovviamente se si opera intraday si può anche pensare di andare a impostare lo stop loss sull'intraday stesso, sulla price action intraday. In ogni caso questo è il primo target, altrimenti per un'operatività più di ampio respiro ecco, conviene attendere forse la rottura degli 0,0276. Personalmente io ero già dentro da prima, essendo riuscito fortunatamente, posizione ad alto rischio e alto rendimento, ad anticipare un po' il mercato. Al momento il mio stop, hard stop della posizione è qua, non l'ho ancora spostato qua sotto perché mi sembra troppo stretto, è una posizione che vuole essere trend follower. Qualora dovessimo andare a fare una mossa del genere, chiaramente farei il trailing in questa posizione. E questo è Ether. Poi andiamo a vedere Cava, che oggi ha avuto un altro impulso rialzista. Allora Cava, con un tempismo veramente da fortunato, l'ho venduto da queste parti, ok? Perché ieri mi sembrava abbastanza in bolla. Aveva fatto un susseguirsi di candele verdi, ieri stava facendo un altro più 20%, ha detto: senti, io un take profit al 50% lo faccio, al netto di un più 4R circa per quella posizione lì, perché ricordo ero entrato a 11.900 satoshi circa, poi avevo fatto un take profit parziale, non mi ricordo quando, qui mi pare abbastanza sfigato col senno di poi, e era un più R circa e mi era rimasto perché la posizione iniziale era 2/3 R, quindi la metà l'ho chiusa qua e mi era rimasta una metà di quella posizione. Per fortuna ha fatto dei numeri pazzeschi e quella metà della posizione, che è un 2/3 diviso 2, insomma 2, 1/3 R, semplice, è diventata circa 4 R qua a questo punto. Il restante l'ho lasciato aperto e vediamo un po' come andrà. Qualcuno di voi mi ha detto che sono stato eccessivamente cauto, è un parere che ho apprezzato perché mi piace anche sentirmi dire cose diverse da quelle che penso sulle altcoins, e ve lo spiego il come mai. Cioè il mio approccio è veramente cauto, davvero. Sulle altcoins mi sono scottato parecchio in passato e ho imparato la lezione, del tipo che
Il mio primo scopo deve essere preservare il capitale. Il resto viene dopo. Fidatevi che per una volta che sarebbe andata bene, che è questa alla fine, se mi fossi esposto di più sarebbe andata molto meglio, tante altre sarebbe andata peggio. E credetemi che nel complesso, nel tempo, sviluppato in un tempo più lungo, questo porta un vantaggio per quanto riguarda la mia storia e i miei dati nel avere un atteggiamento cauto. Ecco, questo è il motivo per cui ci vado estremamente cauto appunto con le alt. Basta, che dire, il resto lo tengo aperto fin tanto che non c'è un setup short sul giornaliero, il che significa lateralizzazione con breakdown, il che significa lower high, lower low, lower high, costrutti di questo tipo. Il che significa, attenzione, perché questa è già una candelona di arresto, eh? Questa è una candela molto bearish, perché se ci guardate dal top, dalla shadow al body, sono il 20%. Quando vedo queste candele io tendo a rizzare le antenne, quindi attenzione, perché non è un'opportunità di buy the dip. Considerate, sempre tenendo presente il discorso della liquidità di prima, che questa candela che dinamica segue? Segue la dinamica che ci sono stati dei FOMO buyers che hanno portato il prezzo fin qui, perché voi chiedetevi chi è che compra in questi punti? Dopo un andamento di questo tipo, voi lo fareste? Io spero di no, davvero, perché se lo fareste siete un po', diciamo così, avvezzi al rischio, usiamo questa diminuzione dell'entità della cosa, eufemismo, dicesi. E cosa succede? Che c'è chi ha comprato in questi punti, appunto in preda dalla FOMO, e alla fine qualcuno si è deciso a iniziare a svendere immagino che sia la cosiddetta smart money, ha iniziato a svendere qua, bam 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 bam, e ha rinabissato il prezzo fino qui dentro. Poi non so se ci sono già i futures, gli short su Cava, forse no, tuttavia questo è un palese sell off. Questo ha creato un pool di liquidità in offerta enorme in quest'area, che quindi fino a che non si creano nuovi massimi, capite che abbiamo un livello, un top locale molto forte, proprio perché c'è stata una pressione pazzesca di vendita qui. Questa è una candela bearish, clamorosamente bearish. Pertanto può succedere che andiamo di nuovo a toccare livelli in questa zona, ma io non farei assolutamente niente, perché a meno che non andiamo a gravitare sopra ai massimi assoluti, che allora sì, ci assorbiamo il sell off, ma qua non vuol dire niente, perché poi potrebbe arrivare un altro sell off e farci fare dei lower lows. Quindi mi raccomando, non facciamoci trarre in inganno da urlare buy the dip solo perché abbiamo fatto un calo in questa candela. Fermi, mani ferme e razionalità, perché questa è una candela che vede in congiunzione FOMO buyers e smart money che vende, e ovviamente di solito hanno ragioni secondi, tendono ad avere ragioni secondi. Quindi questa è Cava, è il discorso di Cava. Infine BNB, che è l'ultima posizione che ho aperto, in realtà oggi sta flettendo un pochino. In ogni caso, allora, io l'ho aperta con questa ragione, l'ho spiegato anche nell'ultimo live, avevo identificato questa entry area in verde tra i 00183 e 00188. Per quale motivo? Perché avevamo un range molto duraturo, vedete, tac 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 tac, poi una rottura a ribasso di questo range con tanto di retest 1, retest 2, zona di distribuzione, altro dump, e poi il reclaim, bel segnale, perché indica che questa era un'accumulazione, ok? Quindi forti di quell'accumulazione lì, io al primo storno possibile, immaginabile, che ha visto come entry area proprio questo, ho detto io vado ad aprire il mio long rilassatissimo, speculativo ma rilassatissimo, con stop loss sotto i minimi addirittura. Più rilassato di così si muore. Avrei potuto farlo diversamente? Assolutamente sì, perché vedete qua c'è questa candelina qua sotto la quale ci poteva già stare uno stop loss con magari un po' di distanza. Però ecco, io voglio evitare anche che mi venga pescato per sbaglio lo stop e magari andiamo un po' giù, poi ripartiamo. Insomma, io voglio mettere lo stop sotto i minimi, il più distante possibile, e a cavalcare questo potenziale setup. Questa è la mia visione su BNB. Poi, allora, qualcuno di voi mi aveva chiesto FTT, mi ricordo poco fa durante il live, ed eccolo qua,
Se uno non vuole fare un piano d'accumulo, allora che zone abbiamo sulle quali potenzialmente entrare? Allora, abbiamo fatto questa zona di top che è abbastanza strong, come dire, decisamente strong. Adesso stiamo ritracciando. Abbiamo il 2400 Satoshi che è un po' il point of control. Poi sul settimanale andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo questo livello. Abbastanza importante, 3000 circa, vedi? È importantissimo questo perché vede un top puntiforme, il retest, un po' di flessione. Ecco, c'è da vedere come lo approcciamo perché l'abbiamo approcciato una volta e ha respinto. Se è riapprocciato, potrebbe non respingere più. Quindi attenzione anche a questo. Poi abbiamo questo clusterino qua sotto, eccolo, 2627, 2656. E poi a scendere abbiamo 2003, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, lì c'è da vedere perché per adesso la struttura è rialzista, in quanto questo è il precedente low. Vabbè, gli high sono higher highs e higher lows anche. E adesso stiamo cercando l'altro di low. Potrebbe essere questo se continua a risalire. Se continua a riscendere, potrebbe andare a trovare il low, ad esempio, qua in questo clusterino che abbiamo visto. E sarebbe comunque una struttura conservata, bullish, ok? Sarebbe un bello storno, molto rilevante perché conterrebbe un higher high, un lower high, scusate, e lower low sull'ultimo movimento. Però nel complesso, guardandolo proprio dall'inizio alla fine, la struttura sarebbe rimasta, questo lo lascio, sarebbe rimasta bullish in ogni caso. Allora, andiamo avanti con le vostre domande. Ditemi un po' cosa volete vedere, sapere, dire, fare, eccetera, eccetera. Allora, diamo uno sguardo. Dov'è? Mi sono perso qualcosa. Allora, Xio, DMG, Band. Allora, Xio. Avevo chiesto ARPA, è vero. Tu avevi chiesto prima ARPA, quindi andiamolo a vedere. ARPA BTC. ARPA Chain. Cos'è? Quello DeFi. No, che cos'è ARPA? Beh, ha uno storico un pelino breve, forse. Di contro c'ha giusto quello. Abbiamo un'unica resistenza qua, che è stata rotta, quindi è un supporto. Poi qua è primo giorno proprio. Non lo so, è troppo giovane per quanto mi riguarda questo grafico. Inoltre questa candela settimanale è totalmente folle. Cioè guarda che shadow è, ma che shadow è? Il 50% è questo. Mamma mia. Non lo so, non, rimango a guardare, non mi dice niente perché è molto molto giovane, non conosco il progetto e speculativamente è troppo giovane, ripeto. Allora, dov'è? Eccolo, allora, Xio, andiamolo a vedere, che non conosco manco quella, Xio, mi sa che neanche TradingView la conosce, DMG, che anche questa secondo me non c'è, no, sì, c'è, ah, eccolo, DMM, ah, ecco, su FTX è finito, su FTX, bello! Bello, bello, bello. OKX c'è un po' più di storico? No. E non c'è mica tanto da dire, è un po' una scommessina. Adesso non so come era valutato prima che arrivasse sui grandi exchange centralizzati, ma è un po' troppo, troppo giovane anche lui. Poi cos'altro avevamo? Band, lo andiamo a vedere invece, che ne ho parlato giusto oggi. E a tal proposito abbiamo anche qua una candela d'arresto molto forte, quindi attenzione perché abbiamo FOMO buyers, sellers e hanno chiuso una candela di questo tipo, quindi non lo vedo benissimo nei prossimi giorni. Ecco, quantomeno l'uptrend parabolico che ha avuto, magari è il momento che si fermi un attimo. Cielo, che cos'è? Cielo manca. Ok, coin, ok, cos'è? Ma che coin è? Dove le trovate queste coin? Dove le scoprite? Voglio saperlo. Boh, niente da dire anche qua, cioè è giovane, è nuovo, non si può neanche analizzare un grafico. E ERD invece direi che si può analizzare, però anche lui mi sembra parecchio parabolico. Parecchio parabolico, ma la domanda non si dà per vinta, caspita. Ha fatto un trend parabolico, poi ha ritracciato un po', oggi candelona di domanda, ma dobbiamo vedere gli approcci con i massimi. Qua c'è la liquidità da bucare. Fino ad allora c'è il rischio di lower high, quindi attenzione, attenzione.
Benissimo, poi Link, non poteva mancare Link, andiamolo a vedere. No, Link. Allora, Link, inizia a farsi vedere un po' di offerta, eh? Cosa dite? Non sia mai. Abbiamo qua un clusterino. Poi cos'altro abbiamo? Un altro cluster qua. E poi abbiamo questa che era l'area più succosa sulla quale entrare. Quindi, Link, caro nostro Link, questo cluster sembra non arginarti minimamente. Quindi questo 77,5, 79. Poi abbiamo sotto quest'altro cluster 657 fino a 69, quest'altra area qua. E sinceramente un rimbalzino me lo aspetto quantomeno. Adesso mi aspettavo una roba così, pam pam. E poi se vuole arrivare fino a 53,56, è lì, è una bellissima long area. Vediamo, anche Link è andato bello parabolico, quindi è il momento che ritracci un po'. Io starei a vedere le reazioni, quindi dove si palesa domanda su questi cluster. Quindi qua mi sembra ancora preponderante l'offerta, visto il candelone con cui abbiamo attaccato il cluster stesso e oggi non c'è particolare reazione, quindi probabilissimo che lo buchiamo. Qua sotto, interessante vedere se ci arriviamo con minor vigore di offerta, quindi con candeline rosse più piccole, e poi si scatena una candelona verde, magari engulfing, magari bella spinta, nonché un failure swing, quindi una shadow, e poi chiudiamo qua sopra. E allora lì avremo un bel setup long. Quindi attenzione a dove appare domanda in corrispondenza a questi cluster. Poi Stellar aveva fatto breakout, è vero, andiamolo a seguire un po'. Poi non aveva più ritracciato, mi pare. Allora, eccolo, allora aveva fatto breakout, è vero. Poi avevamo un supporto a 951 che era il top delle shadow qui. E poi avevamo la restante area 875-821, questa zona qua era l'ultima entry area. Perché qua mi pare che ci siano delle resistenze settimanali, cioè questa linea settimanale. Quindi c'è sempre da tenere d'occhio queste zone in caso di retest, con eventuali stop loss alla perdita anche di questo livello. Quindi retest sì, ma senza esagerare. E in particolare si potrebbe utilizzare la candela di break come riferimento per lo stop loss, oppure sotto, chi lo vuole più largo, sotto a questa zona di pausa, di lateralità, questo clusterino di lateralità. No, penso che Luca mi abbia messo in una specie di blacklist e non mi legge più in live da un po'. No, in realtà no, prendo molto abbastanza random i commenti da leggere, anche perché sono talmente tanti che me li... Aspetta che provo a scorrere di sopra. Oh, ecco, riguardo il discorso sulla bolla DeFi, bene. C'è anche da dire che una bolla non è mai come le immagini. In cripto poi i mercati possono rimanere irrazionali più di quanto tu possa rimanere solvente, così per dire. Esatto, verissimo anche quello. Sono sempre molto imprevedibili le dinamiche delle bolle, però io di solito accendo qualche bandierina rossa, diciamo così, quando vedo che c'è un eccesso di entusiasmo, grafici parabolici che salgono veramente ai massimi e soprattutto un ciclo che si autoalimenta come quello della liquidità, mi sembra al momento nel mondo della DeFi. Adesso non voglio fare paragoni inopportuni perché non c'entra assolutamente niente con il discorso degli ICO, però anche lì c'era una domanda fortissima di Ether per andare a acquistare questi token delle ICO e quindi Ether aveva pompato di prezzo. Ecco, sulla liquidità mi sembra una cosa molto simile, anche se ripeto, in questo caso abbiamo un'infrastruttura che non c'è neanche paragone con quella delle ICO, però capite che il discorso è un po' quello di alimentare questo ciclo per i token della DeFi che stanno continuando a pompare, sono quelli che pompano di più e in più come effetto collaterale, se lo vogliamo chiamare così, questa rendita passiva che la DeFi ci dà. Tezos, andiamo a vedere Tezos. Eccola. Allora, ecco quello che volevo proprio vedere. Domanda su supporto. Qua ce l'abbiamo perché 30-30, questa linea gialla che vedete tracciata, è un bel supportozzo, non ricordo se settimanale, sì, e vedete che
nasce da qua, tac e tac. E in particolare anche sul giornaliero trova conferma, perché qua sotto ha un bel pool di liquidità, vedete tutte queste shadows, e poi qua è stato testato, qua è diventata una zona di attrazione, poi insomma sotto break e retest, era una prima eventuale zona di ingresso, ok? Io ve l'avevo mostrato un po' di tempo fa in un'analisi su Telegram e era appunto il primo livello da tenere d'occhio come eventuale entry su ritracciamento, in quanto la struttura è bullish, il macro, vedete i low crescenti, poi qua abbiamo una mega lateralizzazione, gli high crescenti e qua mega lateralizzazione. E quindi ci sta andare a cercare il long in una situazione soprattutto in cui abbiamo adesso un rimbalzo dal range low con domanda abbastanza sentita e volumi decisamente sentiti, ci stava andare a cercare l'entry sul ritracciamento e poteva essere tranquillamente questo. Se si vuole seguire ovviamente gli altri punti di interesse sono 3.500 che è l'high locale, poi ovviamente la rottura del range per l'innesco di un altro ciclo rialzista che darebbe veramente una spinta pazzesca, perché andremo in price discovery, dobbiamo ovviamente andare a bucare questa liquidità, ma non penso sarà difficile se arriviamo qui, e davvero potrebbe spingere parecchio Tezos in quel caso lì e ritornare sotto i riflettori addirittura, quindi assolutamente interessante. Che succede all'altcoin se Bitcoin parte in su? La risposta giusta è nessuno lo sa, la risposta sbagliata ma che mi viene da pensare è che mi immagino che buona parte del capitale che al momento è riversato sulle alt perché Bitcoin annoia si ritravasa su Bitcoin, quindi partirebbero tantissimi take profit a cascata di tutte queste altcoin in bolla e mi immagino che si riverserebbero in Bitcoin, che ripartendo riattira comunque la capitalizzazione su di sé. Celer, andiamolo a vedere, Celer, anche se non lo conosco, Celer, eccolo, allora, non sta andando malaccio, oddio, dipende da che zona si guarda, ecco, guarda, non è anche abbastanza ben delineato, allora, premettendo che non conosco i fondamentali, però questo rettangolino qua, questo clusterino qua è la resistenza da tenere d'occhio secondo me per un'eventuale struttura rialzista, cioè se la rompiamo si può andare a cercare il long, dove? Boh, dipende, perché se la rompiamo parecchio si può tenere in conto anche di queste shadow, altrimenti soltanto di questa. Bene, molto semplice come piace a me, magari la continueremo a seguire nei prossimi live. Ragazzi, io vi ringrazio un sacchissimo. Look band, possibile ingresso, allora andiamo a vedere quest'ultima cosa qua su band. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere se ritraccia, band, perché i presupposti ci sono, poi possibili supporti che ci sono, andiamo a vedere in primis il settimanale, che è sempre quello che mi piace di più, che come dire, non è che dia molte speranze, perché evidenzia come prima area questa, che però è un po' lontanuccia, lasciamo perdere, cioè c'è solo questa resistenza sul questo supporto sul settimanale che è più o meno a un terzo del prezzo attuale. Sul giornaliero, quindi significherebbe davvero un ritracciamento potentissimo, sul giornaliero abbiamo questo cluster qua, quindi 26398, 28332 circa. Lo facciamo verde, però anche in questo caso, visto che se si innesca un ritracciamento potrebbe essere un ritracciamento notevole, terrei d'occhio la reazione che abbiamo, cioè vorrei vedere prima della domanda, prima di aprire la posizione, quindi non banalmente il limit buy qui con lo stop loss qui sotto, che per quanto sia un setup che ci sta è veramente esageratamente anticipatore, soprattutto se ritracciamo. Vorrei vedere appunto un costrutto engulfing, failure swing, doppi minimi eccetera eccetera che mi faccia vedere che in corrispondenza di questo cluster si fa vedere della domanda, altrimenti scendiamo a 19.000 che è il supporto sottostante, però molto sottostante. Bene, con questo io vi saluterei carissimi amici miei
e vi ringrazio di avermi seguito fino adesso. Vi ricordo che se mi seguite sul tubo iscrivetevi al canale, lasciatemi un like così giusto per gasarmi, se avete qualcosa da dire, da chiedere, potete contattarmi su Discord o su Telegram, conoscete i miei gruppi, i miei contatti, magari non vi rispondo subito ma nel tempo conto di farlo. E basta, questo è quanto, ci vediamo live questo venerdì e poi ci vediamo con un nuovo video giovedì che magari, no, giovedì non credo, devo vedere se riesco, perché volevo fare già il video su Polkadot, però non so se riesco a farlo già tra oggi e domani, ho i miei dubbi, perché poi giovedì sono da Conio e quindi preparatevi a un po' di video con loro dove gli faccio domande, gli chiedo un po' come vedono Bitcoin nel futuro, anche in rapporto con le banche, visto che ci sono dentro persone del settore bancario. Ci saranno tanti contenuti interessanti, vedrete, da portare sul canale. Poi questa specie di vlog dove vi porto da loro, vi accompagno da loro e gli facciamo insieme le domande che mi dite voi. A tal proposito, state sul pezzo su Discord perché tra poco riapro il canale Domande a Conio dove raccolgo le ultime che mi vorrete fare e far fare a loro questo giovedì. Vi faccio un altro carissimo saluto, occhi puntati su Bitcoin e sui livelli che abbiamo detto prima, e alla prossima, ciao a tutti!